Salve ragazzi e cari amici del web, sono Andrea Bruno, in questo momento mi trovo nel Borneo, più esattamente a Puntanak, nella parte indonesiana. Non è di questo che vi voglio parlare oggi, anche se sto realizzando dei clip video per mostrare un po' le condizioni della popolazione locale, soprattutto nella zona di Pontianak. Molta gente vive nella giungla, una vita semplice. Una vita forse genuina, sicuramente senza tante preoccupazioni, senza i problemi della globalizzazione, i problemi sono altri. Non posso dire se siano problemi più semplici, magari sono più complessi, non lo so. Quello che vi voglio dire è correlato con questo. Qui ho avuto modo di riflettere. Ecco, intanto sono qua in una cena, mi sono preparato un bellissimo pranzetto, per cui non so cosa sia. Allora, le pietanze hanno tutto un nome, l'ho letto il nome, però non nella lingua. Ecco, questo qui che vedete qui potrebbe essere un carciofo, sa di carciofo, probabilmente è una specie di carciofo, però vedete qui dove c'è questo inserto, c'ha dentro una noce, ma non so se è stata aggiunta dopo. No, c'ha dentro queste noci qua. È un carciofo, che sia un carciofo più selvatico, che c'è dentro il seme, non lo so. Beh, questo qui è il mais, chiaramente. Questo qua, vediamo, assaggiamo cos'è. E pollo speziato, molto buono, molto buono come è stato cucinato. Mi sono preso un ovetto che dà un po' di carico di proteine, riso. Questo qui diciamo un antipasto. Dopo prenderò un primo. Qui abbiamo una bellissima zuppa, una zuppa al classico bollito. Ecco, questo posto qui è molto bello perché alla fine ti servi da sole e poi te la condisci come vuoi te. Io ci ho messo dentro un po' di cipolla. Questi qui sono è la pianta della cipolla. Si usa tantissimo in Russia condire con la pianta. In Italia non si usa, si usa solamente la cipolla, il bulbo. E io ho messo la carotina, ecco. Poi vabbè, qui abbiamo un compote di frutta e qui una bevanda che l'ho già assaggiata ieri, è fatta sempre un'altra specie di compote e c'è dentro anche il miele. Questa è servita calda e molto buona. Ok, allora torniamo al filone principale. No, lo so che non sta bene parlare col boccone in bocca, ma focalizziamoci sulle cose importanti. Allora, venendo qui ho avuto modo di riflettere. Nel mondo ci sono diversi conflitti, diverse guerre. Queste guerre sono. Qual è la causa di questa guerra? È sempre la gelosia. Io voglio vivere meglio di te, voglio conservare uno status quo, per cui per vivere al di sopra delle mie possibilità devo fregare le risorse altrui. Parliamo in primis la civiltà moderna ha bisogno di risorse energetiche, quindi il petrolio. Le aree dove vi è il petrolio sono sempre prese di mira nei conflitti. Chiaramente alla gente comune non gli si dice tu vivi troppo bene, dobbiamo fare la guerra affinché tu possa continuare a tenere lo stesso tenore di vita. Gli si dice che queste guerre hanno un fine umanitario. Mi avvicino perché non so l'audio se si sente bene. Per cui sono tutte guerre camuffate per fine umanitario. La gente lo sa che il fine umanitario è tutta una messa in scena, non è vero niente, non vi è nessun fine umanitario. Nei paesi dove esportiamo la democrazia, in realtà c'è più democrazia che da noi, lo sappiamo. Però nessuno fa niente perché nessuno vuole rinunciare a quel qualche cosa in più. Siccome io in internet ho visto tanta gente preoccupata che vuole
preoccupata per il costo della benzina, preoccupata per il costo della macchina, la gente sta mettendo online petizioni per abolire il bollo dell'auto. Secondo me non è una cosa giusta, dobbiamo, il bollo dell'auto è un ottimo deterrente, il costo della benzina per me è troppo basso, io sono uno di quelli che non ha la macchina non perché non posso avere la macchina, io non ho la macchina come scelta ecologica, se posso vado a piedi, se no uso i pattini a rotelle, uso la bicicletta e secondo me c'è molta gelosia nel voler conservare uno status quo, ma io non, se io non ho la macchina non posso andare a lavorare. Scambi il tuo posto di lavoro con uno che abita nella tua zona, fai un lavoro più vicino. Ma non mi pagano bene. Devi rinunciare a quel qualche cosa, perché il fatto che tu abbia la macchina, io ho visto delle foto molto violente in internet, gente, foto sanguinarie che ammazzano bambini, quella gente lì è sponsorizzata da noi. Sponsorizzata da noi, dalla tua macchina, e lo so che tu vorresti non avere il bollo, la tassa dell'auto, fai come me se non vuoi avere la tassa, rinuncia alla macchina, ma non posso andare a lavoro, trova un lavoro vicino a casa, un lavoro più semplice, rinuncia, devi rinunciare, dobbiamo tutti rinunciare. Ecco perché mi sono un po' rifatto a questo oggi, perché vedendo gente che sta rinunciando a tante cose perché vive nella giungla, dobbiamo imparare a rinunciare a tante cose anche noi. Scusate, controllo. Ok, ho ancora 4 minuti a disposizione, devo controllare il tempo perché questo apparecchio qua fotografico ha un limite. Allora, quello che dico io, noi per esempio nel Borneo abbiamo gente che sta deforestando, distruggono foreste per piantare l'olio di palma. Io pensavo una volta, quando sarà finita la benzina, non ce n'è più, il problema è risolto. In realtà non è neanche così, perché noi possiamo produrre carburante partendo per esempio dall'olio di palma, ed è quello che sta avvenendo nelle foreste, le distruggono, per cui il costo che noi andremo a pagare non sarà solamente limitato all'uso del petrolio, cancerogeno, l'inquinamento, ma andremo anche ad annientare, ad estinguere delle specie animali, tutto per che cosa? Per avere sempre la possibilità di andare in giro in macchina, muoverci di più, consumare di più, trasportare più prodotti da lunga distanza. Io voglio l'iPod viene fatto in Cina, deve arrivare in Italia, con un po' quello, io faccio una vita semplicissima, ho rinunciato, io viaggio con 3 kg di roba, calcolando anche il computer, con 4 kg di roba appresso me, dormo anche nei villaggi, non ho, e la mia vita è sempre stata molto semplice, rinuncio, io fortunatamente non lavoro, così magari rinuncio meno di quanto rinunciate voi, però è un po' quello il significato di questo video. E un'altra cosa, non so adesso se verrò tagliato, il Borneo ha una temperatura di 26 gradi, chi dice che all'equatore ci sono le stagioni teoricamente viene smentito dai dati statistici, perché la temperatura di 26-27 gradi, se guardate la statistica, è fissa su tutti i mesi dell'anno. La mia temperatura ideale, guarda caso, è 26-27 gradi, e questo mi fa dedurre, secondo anche studi antropologici che sto facendo, che noi siamo autoctoni come specie animale di questa località, tanché che non abbiamo il pelo, perché per vivere qua non occorre il pelo. Se noi fossimo nativi della Cina o della Russia o anche solo dell'Italia, avremmo avuto sicuramente il pelo, magari meno fitto, più fitto. La nostra specie è originaria di questa zona qua, del Borneo. E io vi dico questo perché non trovo giusto che vi sia la nostra specie ovunque nel mondo. Cosa ci fa l'uomo in Siberia? Come non dovrebbe essere? Perché gli altri animali non si arrogano il diritto di occupare tutti i luoghi, tutti i posti. Gli altri animali vivono nel loro habitat.
Noi probabilmente non solo occupiamo i posti che non ci spettano, siamo come le formiche, li deturpiamo, succhiamo via tutte le risorse e stiamo consumando il pianeta. Ecco, questo è un po' quello che volevo dire, per cui vi do un po' da riflettere oggi. Vediamo se ho ancora qualche secondo per salutarvi. Ecco, ho giusto pochi secondi per salutarvi, quindi ciao a tutti.